La morte misteriosa di una donna e l'arresto di un probabile terrorista. La Francia in queste ore ripiomba nell'incubo jihadista dopo la notizia data dal ministro dell'interno Cazeneuve dell'arresto di un algerino che stava progettando attentati. Tutto comincia con un'ambulanza che soccorre domenica mattina nel 13° arrondissement di Parigi un uomo sanguinante ferito da un colpo d'arma da fuoco. Dall'uomo la polizia risale alla sua auto parcheggiata in una stazione ferroviaria dentro la quale viene ritrovato un vero e proprio arsenale. Kalashnikov, munizioni, giubbetti antiproiettili lampeggianti. Si tratta di uno studente informatico algerino di 24 anni, Sid Hamed Glam, arrivato in Francia 6 anni fa, dove già si trovava la sua famiglia. La polizia perquisisce il suo appartamento e trova dei documenti che lasciano supporre che stesse preparando degli attentati. D'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. Degli attentati contro una o due chiese. Dalla quantità di armi trovate si sospetta che la preparazione sia avvenuta con dei complici. I servizi di sicurezza conoscevano l'uomo dopo che aveva manifestato l'intenzione nello scorso anno di andare a combattere in Siria. La sua connessione internet era sotto controllo, come il suo telefono. Quest'anno sarebbe sparito una settimana per andare in Turchia e al suo ritorno sarebbe stato posto in stato di fermo ma poi rilasciato. Secondo gli investigatori c'è un legame tra l'uomo e la misteriosa uccisione di Aureline Chatelain, la donna di 32 anni originaria di Codrime vicino a Valenciennes, che sabato era andata nella banlieue parigina a Villejuif per uno stage di Pilates. Era stata trovata morta domenica mattina, raggiunta da 3 proiettili sul sedile del passeggero della sua auto. Gli inquirenti ora sospettano che la sua morte possa dipendere dal tentativo fallito dell'algerino di rubarla. L'uomo, per ragioni ancora sconosciute, si sarebbe ferito. Del suo sangue sarebbe infatti stato trovato proprio dentro la vettura della donna.